La poesia di Aleardo Aleardi sa che cosa è Dio. Potete leggerla se volete. Sintetizza quel Dio che è visibile e di cui io vi parlo. Io vado ben oltre. È facile infatti vedere Dio nelle cose belle, grandiose e amabili della natura. Io lo scorgo e giudico come il liberatore assoluto che ci salva veramente e proprio mentre nella realtà concreta, uguale e contraria al vero, l'apparenza si mostra come il regno del maligno re di questo mondo. Io vedo Dio, ma credetemi, un Dio talmente invisibile agli occhi dei non eletti che sanno chi è Dio, ma non riescono a vederlo in nessun modo reale. Invece il Dio che vedo io lo vedo proprio nella realtà delle cose. E con me lo vedono tutti coloro che hanno la capacità della ragione umana di vedere il valore, di vedere i valori che esistono nelle cose, non come frutto, espressione della vita umana, come prodotto dell'uomo che ragiona, opera e dunque segue certi valori della sua ragione che non hanno mai la capacità di erigersi come valori visibili, a tal punto che ogni cristiano che segua i valori di Cristo sia portatore di questa luce nel mondo. E la luce si vede in un uomo che si comporta secondo un valore che cessa di essere la cosa messa in atto dalla creatura, ma è il valore divino, invisibile agli occhi di coloro che non vedono, e si erige come un Dio di valore, visto da tutti con gli occhi dello Spirito Santo, che riesce a vederlo laddove gli altri non lo vedono. Io colgo l'occasione per questa affermazione perché uno dei miei amici, in relazione all'ultimo video, anzi al penultimo che io ho messo su, nel quale io chiamo soli eletti coloro che riescono a capire le cose che io dico, e mi ha detto poche parole: ma dai, Romano, su via! Ecco, qual è la realtà che segue questo mio amico? Ha avuto gli occhi per vedermi. Mi è venuto incontro a Roma quando io digiunavo e avevo ancora la speranza che il papato potesse ricevere questo valore e farlo suo, fare in modo che con questo valore si affermasse la verità di Cristo. Ebbene, questo mio amico venne da me, pieno di pietà umana nei confronti di chi digiuna, di chi, uomo tra gli uomini, cerca di portare avanti le proprie idee.
ma per questo mio amico, noi tutti uomini di questa terra portiamo avanti le nostre povere idee, le nostre povere ragioni, in questo mondo in cui Dio non si vede. C'è mai tra di voi qualcuno che ha visto Dio? C'è mai presente qui oggi, in questo mondo, chi in perfetta buona fede dice: ho visto la Madonna? Sì, ci sono sei veggenti che da ben 34 anni vedono Maria Santissima, ricevono anche dei messaggi. Ma chi non è eletto non ha nemmeno la fede per credere nella buona fede di costoro che affermano e dicono con verità loro: io vedo la Madonna che mi parla così come tu parli a me. Io la vedo. Ma visto che loro non vedono, allora sono bugiardi. Non possono vedere perché essi non vedono. Ma vedete, quello che esiste come verità di Dio può essere vista a vari livelli. Il livello più alto in cui è possibile vedere la verità di Dio è in mano a tutti coloro che riescono a vedere la verità. Voi oggi li chiamate uomini di scienza che credono in certe verità che esistono e scoprono nel mondo, eppure vedono la verità. La verità è Dio. Non sono capaci di attribuire a ciò che vedono il valore supremo della verità come ente in sé divino, perché tutto si sorregge sulla verità e Dio è verità oltre che amore, amore infinito. Dio è verità e la verità è una cosa in sé che esiste nelle relazioni umane, e quando qualcuno ha il dono di vederla come valore in sé e non come il frutto operativo di una mente che ragiona e segue una verità frutto della mente umana, siamo in presenza di chi è eletto, di chi è scelto per vedere la verità e, vedendola, non essere tratto in inganno dicendo che è il prodotto della ragione umana che afferma alcune cose vere. No, riesce a scorgere la verità, riesce a scorgere il Dio di amore in un gesto di pietà e di compassione di un uomo che sta aiutando un altro uomo e mette a rischio la sua vita. È il valore di Dio lì davanti da vedere, e io in ciò vedo Dio, lo vedo. È un Dio che non riuscite a vedere voi perché avete la mente infinocchiata di valori divini che si presentino al modo in cui secondo il paganesimo si doveva presentare Giove Pluvio, con i fulmini, le saette, con i portenti miracolosi che Dio Padre ebbe la volontà che si vedessero, almeno nel Figlio Gesù Cristo, disegnato come chi fosse in grado di camminare sulle acque e di far camminare sulle acque chi avesse fede. Ci provò Pietro a camminare sulle acque e per un po', ma poi non ebbe più fede e sprofondò. E quando Gesù disse: chi ha fede è in grado di compiere tutto, ciò è vero. Ma quando l'uomo, creatura, compie tutto, quando riesce ad estrapolare
da ciò che vede, il valore assoluto di ciò che sta vedendo. E allora riesce a vedere Dio e lo vede come valore che esiste e che muove a pietà, che aiuta, che muove il cuore a chi toccato si opera per fare il bene. È una cosa che appartiene alla verità. Ma chi non ha questa fede e crede nel mondo reale che è visto con gli occhi, con il naso è usmato questo mondo, con il palato è gustato, con l'udito è ascoltato, con il tatto è toccato questo mondo reale e lo crede vero, ancora una volta non ha la capacità di vedere il vero, perché eccolo come avanza nel tempo, dal passato verso il futuro, il mondo reale. È una dinamica che in se stessa non può esistere. Lo dice la verità fisica, senza che esista la forza uguale e contraria a quella del mondo reale. È una forza la quale, se il mondo reale è visto evolvere dal passato verso il futuro, si muove a rovescio rispetto a questa, se è uguale in modulo e opposta nel verso di progressione. E allora l'altra, che è opposta, se questa va verso il futuro, l'altra trova il futuro dal lato opposto e viene da quel passato in cui esiste la polvere del sepolcro reale di ciascuno, da cui siamo stati impastati ad uno e abbiamo ricevuto una vita nel momento finale della vita. E poi sulla forza del mondo divino che porta tutto verso il vero futuro, che è Dio, il principio assoluto di ogni cosa, ecco la forza uguale e contraria, invisibile, che esiste come verità, invisibile, trascendente rispetto al mondo reale. Come volete vedere voi qui, nel numeratore, con questa dinamica, quella verità di salvezza che riconduce tutto nel Dio, principio assoluto di ogni cosa? Come potete? Ma voi non siete capaci di vedere Dio in tutto questo, di avere veramente sentore con tutti i sensi della vita umana di questo mondo divino che è alla base di questo, base invisibile, indispensabile per vedere questa. E dunque, senza accorgervi che c'è questo mondo divino dello Spirito Santo che fa risorgere la vita dall'alto del tempo e riconduce tutti i bambini fino a ritornare in quel Padre nostro che è nel cielo di tutti i nostri antenati, ecco, è questa dinamica dello Spirito Santo che Gesù spiegò a Nicodemo, quella che consente di vedere l'entrata nel regno di Dio. Perché fino a quando non si è in grado di vedere questa come una forza in sé, che si vede, e io la vedo, non si è in grado di vedere Dio in modo vero, tangibile, illuminante, perché è riconosciuto vero dalla ragione umana. E allora si riesce a vedere una verità che esiste di per sé ed è alla base del mondo reale. Non è il mondo divino che è determinato dal mondo reale, ma tutto al contrario. E chi è capace di ascoltare, udire e capire le cose che dico io, vede illuminato il mondo, in cui uno che non ha questa capacità vede soltanto poveri uomini, tutti condannati a morte, tutti che fanno il possibile per cercare
di andare dietro a un Dio di cui hanno sentito notizia, di cui hanno scritto i testi sacri e configurano questo Dio in una astrazione della realtà, una astrazione, non una forza reale, sulla cui base e solo sulla cui base esiste realmente il mondo reale. Io vedo questo mondo e, caro amico, che non lo vedi e che vedendo un'opera di bene tu dici che essa è fatta dall'uomo. No, tutto è fatto da questo mondo qui, tutto. E chi compie in questo mondo reale qualcosa che lo spoglia personalmente in virtù di un bene per gli altri, sta già seguendo quel valore di rinuncia a tutto il dominio del mondo reale, perché rinuncia a tutte le cose che fanno parte del mondo reale, come chi venga da quello che noi intendiamo futuro e abbandoni tutti i gesti ad uno fino a ritornare come era quando nacque. Ecco, io vedo il valore di Dio e lo vedo e lo attribuisco a Dio. A Dio attribuisco ogni cosa. E naturalmente, essendoci questo valore ideale, io vedo anche tutto ciò che non è questo valore reale. È un Dio di menzogna, quel Dio che si imporrebbe a giudizio di veri miscredenti attraverso il terrorismo anziché attraverso l'amore, attraverso la messa a morte dei nemici anziché attraverso l'amore verso i nemici che porti a salvezza i nemici, attraverso l'opera santa di chi, mettendosi pecora tra i lupi, volontariamente si fa divorare da questi lupi. Questo valore divino c'è. Abituatevi a vederlo e allora non farete nessuna difficoltà a vedere anche voi che dite che quei sei a Medjugorje non vedono niente. Vedono tutti quei messaggi che, secondo il loro giudizio e il loro racconto, sono assegnati a un valore che noi chiamiamo quello di Maria Santissima, e andate a leggervi tutti i messaggi lasciati dalla Madonna a Medjugorje e ditemi se non sono secondo il valore di una mamma di Gesù. Solo se essi non fossero secondo quel valore, noi potremmo dire che non sono opera di quel valore, che non sono opera della Madonna, che ha reso possibile nei tempi moderni, che sono alla fine del tempo, che mentre esiste questa verità che salva tutti e salva tutti davvero, esista anche un nuovo modo che riesca a salvare con una fede più piccina tutti coloro che non sono in grado di seguire per filo e per segno le indicazioni della ragione che porta a riconoscere Dio l'autore di tutto il mondo reale, proprio attraverso la rinuncia a tutto il possibile e il rientro in Dio di ogni possibilità. Chi non riesce ad avere gli occhi dell'intelligenza, perché Dio non ha fatto tutte persone intelligenti, ha chiamato tutti, ma solo pochi sono gli eletti, e gli eletti sono di due tipi: sono gli eletti che, eletti pienamente nella ragione, riescono a vedere Dio in questa realtà infame. Ecco, questi sono gli eletti che in questo mondo così brutale, così sanguinario, in cui sono compiuti tutti
questi gesti mostruosi riescono a vedere la presenza del potere di Dio della salvezza. Ma chi non lo vede crede che nessuno lo veda, crede che non sia sufficiente all'intelligenza erigere a Dio un valore concreto e non astratto, un valore che non è il frutto della mia ragione, ma da cui la mia ragione prende luce, calore, amore e ogni passione della mia vita.